Lai 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 lai. Sogno d'esser soglia, paradiso per i condannati, misericordia per gli scartati e di pace per gli inquieti. Sogno d'esser soglia, paradiso per i condannati, misericordia per gli scartati e di pace per gli inquieti. Lai 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 lai. Libera l'anima, libera la mente, ma soprattutto libera le emozioni. Guardate gli uccelli del cielo, guardate i gigli del campo. Non affannatevi. L'invito di questa mattina è di non affannarsi, di non continuare a vivere ritmi folli, veloci, con l'affanno, avendo battiti accelerati, pensieri eccessivamente in movimento. L'invito di questa mattina è libera tutto ciò che ti impedisce di ritornare a respirare, di ritornare ai battiti del cuore. E l'invito di questa mattina non è semplicemente liberare se stessi, ma libera anche gli altri. Libera uno schiavo, libera qualcuno che è imprigionato nelle catene della propria anima, libera chi è sotto il peso di una sfiducia, di una depressione, che aspetta semplicemente da te un gesto di liberazione. Mi sono sempre innamorato di Gesù proprio per la sua libertà, proprio perché chi incontra Lui è libero, ma è chiamato anche a liberare. Se noi siamo liberi, ma tutto attorno a noi ci sono schiavi, ci sono catene, non serve a nulla continuare ad essere liberi. Allora questa mattina l'invito è accogliere la libertà, ma donare la libertà anche agli altri. È come questo passo del Vangelo che dice con chiarezza: ogni giorno ha la sua pena, ma è vero che anche ogni giorno ha la sua gioia. Ti auguro con tutto l'amore che ho questa mattina di liberare i pensieri, di liberare i sentimenti. Vi prego, se dovete dire a qualcuno ti voglio bene, fatelo oggi, non aspettate domani. Se dovete chiedere scusa a qualcuno, dargli il proprio perdono, fatelo oggi, non aspettate domani, perché a volte domani è troppo tardi.